Perché scrivo? Per paura. Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo, per paura che si perda il ricordo di me, o anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile o ricattabile. Questo è solo una delle splendide frasi che il cantautore Fabrizio De André ha condiviso con il pubblico durante la sua carriera artistica. Che se ne dica, io sono irremovibile nell'affermare che, a mio personale parere, Fabrizio De André è sicuramente uno, se non addirittura il più grande cantautore che il nostro paese può vantare. E dopo quasi degli anni e dei rumor di attesa, finalmente possiamo mettere le mani su Fabrizio De André, Principe Libero, il primo vero e proprio biopic dedicato al cantautore genovese. E credo che mai come in questa occasione si possa parlare non solo di un vero e proprio tributo al cantautore, questa straordinaria figura che spero ci potrà accompagnare per tutta la nostra esistenza, ma anche verso noi ascoltatori. Noi che abbiamo imparato a conoscere Fabrizio, anche purtroppo a postumi, e abbiamo imparato a conoscere non solo la sua carriera musicale, ma eravamo soprattutto curiosi di vedere come avrebbero trasposto su pellicola la sua esperienza e carriera umana, possiamo dire. In questo evento speciale al cinema sono voluto entrare quasi totalmente vergine, ovviamente per quanto riguarda la creazione del prodotto, non per quanto riguarda la conoscenza di Fabrizio, perché volevo godermi questo prodotto in maniera totalmente oggettiva e scevra da pregiudizi. E ragazzi, vi posso dire già da ora che se avete amato la carriera di Fabrizio De André, questo film, questo biopic, è a dir poco una tappa imprescindibile. Carissimi e carissime, io sono Palmozio e oggi qui avrò l'immenso onore e piacere di potervi parlare di Fabrizio De André, Principe Libero. Sedetevi e mettetevi comodi, perché vi do il mio più caloroso e sentito benvenuto. Noi iniziamo subito a parlarne, non prima della sigla. Faccio veramente una gran fatica a trovare un punto di inizio del nostro discorso. Per chi mi conosce da un po' di tempo lo saprà. Io questa pellicola non potevo assolutamente perdermela. Anche fosse stata questione di vita o di morte, io dovevo assistere. Non solo perché, come potete vedere alle mie spalle, posso, non dico vantare, però posso contare su una certa cultura rispetto a Fabrizio De André, ma anche e soprattutto perché, come alcuni di voi sapranno, ho fondato un intero primo canale solo su questo argomento, quindi diciamo che un pochettino la materia riesco a masticarla, ma sono sempre umilmente pronto a imparare quanto più possibile rispetto all'argomento. Sono entrato in sala emozionato ancor prima di vedere il primo frame della pellicola. E devo dirvi che ragazzi, se siete degli ascoltatori, se conoscete Fabrizio De André e se siete interessati ad approfondire un pochino di più l'uomo dietro l'artista e non tanto quest'ultimo, rimarrete estremamente soddisfatti. E mi sento grandemente di premiare questa scelta, perché se avessero adottato la scelta di creare un biopic riguardante la carriera musicale di Fabrizio, forse, dipende, ma forse sarebbero potuti inciampare nel fatto del già visto. Per carità, è sempre bello vedere una chiave diversa di lettura per quanto riguarda i testi, le idee, l'ispirazione che hanno portato Fabrizio De André a creare i suoi magnifici testi. Però senza dubbio di questo tipo di materiale su internet, sulle biblioteche, in rete, sui libri ce n'è veramente veramente già tanto. Altro non avrebbe sicuramente guastato. Però insomma, avete capito, di questo materiale ce n'è già abbastanza. Ma per quanto riguarda il lato umano di Fabrizio, quello è tutt'oggi un ambito abbastanza inesplorato. Non del tutto, abbastanza. In Principe Libero si racconta la vita di Fabrizio, si racconta la sua fase adolescenziale, quando abitava a Genova con i suoi genitori e suo fratello, si racconta di come ha provato ad approcciare i suoi primi passi al cantautorato, si fanno vedere le sue prime creazioni, passando anche per altre importantissime tappe della sua vita, quale il grande rapporto che ha sempre avuto con Villaggio, l'incontro con la sua prima moglie, l'incontro con Dorighezzi, la nascita del figlio, la morte di Tenco, il suo trasferimento in Sardegna, il suo rapimento e tanti altri piccoli rapporti più o meno personali che vi faranno sinceramente restare col cuore in mano.
Ma i punti positivi non finiscono assolutamente qua. Innanzitutto c'è da premiare assolutamente la grande precisione con la quale sono stati ricreati innanzitutto il periodo storico. Si respira proprio l'aria di Genova degli anni 60, sia per quanto riguarda i vestiti, per quanto riguarda le location e per quanto riguarda anche la voglia di creare quell'ambiente che respirava Fabrizio durante la sua fase giovanile barra età adulta. Il cast poi, anche quello è d'applauso. Tutti sono stati veramente all'altezza del loro personaggio. E poi, sinceramente, nel vedere su schermo rappresentati veramente egregiamente Paolo Villaggio e Fabrizio De André insieme, soprattutto riguardo anche la morte di Paolo recentemente, è stato un piccolo colpo al cuore, anche se, e qui posso cadere un po' nello scontato, i grandi riflettori erano puntati ovviamente su Luca Marinelli, che aveva il pesantissimo compito di impersonificare una personalità così sfaccettata come quella di Fabrizio. Sinceramente non riesco a dirvi se ci sia realmente riuscito a pieno, ma senza ombra di dubbio rende tantissimo. Si vede chiaramente che l'attore si è veramente veramente molto speso per quanto riguarda innanzitutto lo studio del personaggio, per poi riuscire ad immedesimarsi e quasi dargli una seconda vita. E questa operazione sono sicuro che non sia stata affatto semplice, perché anche solo per curiosità, provando a vedere alcune delle rare e preziose interviste che Fabrizio ha rilasciato, che potete trovare anche qui su YouTube, capirete subito che si tratti in realtà di una persona abbastanza, non voglio dire complicata, però articolata, ecco, mettiamola così, per come parlava, per come ragionava, per quello che pensava, e riuscire ad immedesimarsi in un personaggio così sfaccettato non era assolutamente cosa semplice. Ma Marinelli ci è riuscito alla grande. E ragazzi, sappiate che questa opinione viene da qualcuno che conosce Fabrizio De André da circa, forse anche più di 10 anni, e se vi soffermate sul lieve accento romano del protagonista, quando in realtà dovrebbe fedelmente tenersi all'accento e al dialetto genovese, veramente vi fermate sul dettaglio quasi insignificante e deliberatamente scegliete di non guardare tutto il restante ottimo lavoro che l'attore ha voluto impegnare in tutto quello che ha voluto fare in questa pellicola. Un biopic di quasi, o addirittura anche più, sì, mi sembra di più, di 3 ore, ma che almeno io non li ho sentiti minimamente. Anzi, volevo continuare a vederne di più, in quanto il film riesce a catapultarti in quell'universo, riesce a portarti all'interno di un ambiente quasi familiare per noi che conosciamo Fabrizio, a tratti la sua vita e soprattutto la sua poeticità, riuscendo a farti vivere un contesto, un'atmosfera che ti fa sentire veramente a casa. E un'altra cosa che mi lascia veramente molto molto soddisfatto della visione è il fatto che in primis mi ha fatto un estremo piacere nel vedere che in sala c'erano praticamente quasi tutte le fasce d'età. C'erano ovviamente sì persone magari un po' più mature, quasi coetanee di Fabrizio se egli adesso fosse ancora in vita, ma c'erano anche uomini, donne, ragazzi della mia età, ragazzi che avranno avuto al massimo 20 anni e, guardandomi intorno nella sala, vedevo tutti con gli occhi sgranati che quasi si stavano commuovendo insieme a me, perché sì ragazzi, davvero in pochi riescono a farlo, ma questo film è riuscito anche in alcuni tratti a commuovermi, in quanto tra recitazione, regia, fotografia, musiche di sottofondo scelte con molta attenzione dal repertorio di Fabrizio, riuscivano a trasportarti quasi fossi anche tu un protagonista delle vicende che Fabrizio, Dori, suo fratello, suo padre, i suoi amici, suo figlio stavano vivendo in quel momento. E lo so perfettamente che questo è un film strettamente dedicato agli appassionati come posso essere io o magari come lo puoi essere te, però sarei davvero molto curioso di conoscere l'opinione di un qualcuno che non ha conosciuto Fabrizio De André se non grazie a questo film, in quanto si racconta non solo una storia umanamente molto interessante, ma che riesce a far divertire, che riesce a strapparti una risata, che riesce per l'appunto a commuovermi e che riesce anche a tratti a farti riflettere. Queste sono solamente alcune delle emozioni che un appassionato potrebbe provare nella visione di questo bellissimo biopic. Ah, mannaggia, vi posso garantire che solitamente quando affronto un film di qualsiasi tipo, di consuetudine mi scrivo perlomeno una scaletta con i punti principali. Qui invece sto andando totalmente a braccio, perché è così che va goduto un film come questo, che tratta di una figura importante come Fabrizio. Va assaporata, va vissuta in tutta spontaneità.
E se lo si guarda sotto quest'ottica, io questo film come posso non promuoverlo? E anche qui mi ritrovo in grande difficoltà. Se dovessi assegnare un voto, io, ragazzi, davvero, forse, boh, per non risultare forse un fanboy sfegatato, io provo a dargli un 9,5, però mi rendo anche conto che non riuscirei a essere realmente obiettivo, perché sono troppo coinvolto quasi emotivamente, sono troppo preso in causa a tratti, quindi non riesco veramente a dare una votazione. Dipendesse da me, un 9,5, ma anche 10, 10 lode se lo meriterebbe tutto. Però, ripeto, sono troppo coinvolto per poterlo dare. Sarebbe bello che ognuno di voi, appassionati o anche non, maturasse una sua idea. Di riconoscimenti e di tributi alla straordinaria figura di Fabrizio De André ne sono stati fatti tanti, e mi auguro che ne verranno fatti altri. Come principe libero, io faccio veramente gran fatica a ricordarmene. Volendo concludere, io non posso che urlare un sonoro grazie. Grazie a tutti voi, grazie ad Olighezzi che ha supervisionato la produzione, grazie al regista, grazie agli sceneggiatori, ai tecnici, agli attori, a chi ha conosciuto Fabrizio e ha voluto contribuire all'opera. Grazie veramente a tutti. Ci avete regalato un biopic raro, soprattutto perché dedicato a Fabrizio. Grazie veramente di cuore. E vi prego, vi scongiuro, fate uscire un formato fisico, perché l'idea di averlo visto solamente al cinema, e sicuramente lo recupererò anche in televisione a febbraio quando uscirà, è un'idea che mi fa veramente dormire la notte. Ti prego, Nexo Digital, fa uscire un supporto fisico, anche solo un DVD. Mi piacerebbe ovviamente di più il Blu-ray, ma anche solo il DVD. Ti prego, Nexo Digital, non lasciarmi senza questa piccola perla che siete riusciti a produrre, che andrebbe ad arricchire ancora di più il mio catalogo dedicato a Fabrizio. Ti prego, non lasciarmi a bocca asciutta, per favore. Perché questo è Fabrizio De André, Principe Libero, una piccola perla del vastissimo tesoro culturale, personale ed emotivo che ha creato Fabrizio e che la sua memoria continua a creare attraverso chi l'ha conosciuto, chi ci ha vissuto insieme, con chi ci ha lavorato insieme e chi ha ascoltato e amato i suoi testi. Meraviglioso. E insomma, ragazzi, questo era veramente un'oncia di quello che avrei potuto dirvi su questo biopic davvero fatto che contro fiocchi. Però mi rendo anche conto che questo video non possa durare in eterno e quindi è meglio fermarsi qui. Mi raccomando, appassionati e anche non, se siete curiosi, non perdetevi la messa in onda, mi pare il 13 e il 14 febbraio su Rai 1. Purtroppo non sono riuscito a portarvi prima questa recensione durante i due giorni che è uscito al cinema, ovvero il 23 e il 24 di questo mese. Quindi, se per caso non avete avuto l'opportunità di vederlo, fatelo. Fatelo perché è quasi impossibile rimanere delusi. Magari i più esigenti sì, potrebbero trovare qualche piccola cosa che magari è stata omessa che poteva essere preziosa, qualche magari addetta loro piccola imperfezione che poteva essere fatta meglio. Però, dai, sarebbe come cercare il pelo nell'uovo e comunque accontentare tutti, soprattutto quando si tratta di un argomento così delicato come le canzoni e la vita di Fabrizio De André. È abbastanza difficile, ma comunque l'ottimo lavoro resta. Complimenti a tutti. E sull'invito di sintonizzarvi su Rai 1 a metà febbraio per recuperarvi questa magnifica perla, io concludo qui questo video. Anche se andavo a trattare un argomento davvero molto molto specifico, comunque spero che vi possa essere anche solo un minimo piaciuto. Se così fosse e avete piacere a farmelo sapere, vi invito a lasciarmi qui sotto un bel mi piace. Poi, inutile dirlo ragazzi, aspetto assolutamente i vostri commenti qui sotto, perché se anche voi conoscete Fabrizio De André e la sua magnifica opera lasciata su questa terra, assolutamente potrebbe essere questa un'ottima occasione di confronto. Non vedo l'ora se vorrete. Se per caso non sei ancora iscritto al mio canale e vedi che anche gli altri contenuti che può proporti ti possono interessare, qui sotto c'è il tasto rosso. Come sempre, qui sopra nelle schede e qui sotto in descrizione puoi trovare dei link che ti possono essere utili, anche dei link Amazon per poter sostenere gratuitamente l'attività di questo canale. In questo caso specifico, un po' di materiale interessante se vuoi approfondire la figura e la carriera di Fabrizio De André. E per ultimo, ma non per importanza, se vedi che i miei contenuti che posso proporti ti interessano veramente, qui sotto c'è la campanella per notifiche.
Cliccaci sopra e salva nell'impostazione. In questo modo YouTube ti avviserà praticamente in tempo reale ogni volta che andrò a pubblicare un video qui su questo canale. Lo puoi fare sia da desktop che da mobile. Cari appassionati e anche non, davvero io non so cos'altro dirvi per cercare di convincervi a dare una possibilità a questa straordinaria opera. Un biopic così curato io faccio veramente fatica a ricordarmelo, e se pensiamo che è stato dedicato a Fabrizio De André, creato soprattutto da chi lo ha conosciuto, da chi ci ha vissuto insieme e da chi lo ha veramente apprezzato, tutto ciò è solamente ulteriore valore aggiunto. Un grazie infinito Nexo Digital per aver permesso tutto ciò. Grazie veramente di cuore. Io ho concluso, ragazzi. Noi ci rivediamo con un prossimo video, sempre qui su questo canale. Alla prossima. E un fantastico Fabrizio De André, Principe Libero a tutti.